Lo spieghi a lei con un telegramma che cosa sono stati quegli anni? Sono stati anni in cui un gruppo di persone, abbastanza nutrito, alcune migliaia di persone, pensavano di poter fare la rivoluzione in Italia e quindi hanno cominciato a uccidere per questo. Sono entrati in clandestinità e hanno pensato che uccidendo e ferendo delle persone si potesse abbattere lo Stato. Sono arrivati al punto di rapire un probabilissimo futuro Presidente della Repubblica e a bloccare un corso politico deviandolo, e quindi hanno influito sul corso, sulla storia d'Italia. Dopodiché sono stati bloccati il sentimento di alcuni di loro che hanno deciso di collaborare con i magistrati dopo essere stati arrestati, e quindi quella stagione si è chiusa dopo circa 15 anni sostanzialmente. Però ha lasciato delle ferite nelle persone che sono state uccise, ovviamente, ma le ha lasciate anche nelle istituzioni. E oggi le istituzioni, con la richiesta alla Francia e avendo ottenuto dalla Francia di arrestare o comunque di avviare la procedura, perché poi alcuni sono già stati scarcerati, altri ne verranno scarcerati in attesa delle decisioni della magistratura, avviando la procedura per il ritorno in Italia degli ultimi che sono rimasti in libertà, perché poi quasi tutti quei ragazzi di allora sono stati arrestati, hanno scontato le pene e sono tornati liberi cittadini di uno Stato democratico, lo stesso che volevano abbattere peraltro. E che è stato e invece quello che è successo con questa possibilità di riavere queste persone, e il racconto che stiamo facendo in queste ore, che sulle prime pagine di tutti i giornali oggi, dalla Francia, quelle persone, queste sette persone, è una specie, lo possiamo definire, un piccolo rammendo rispetto alla nostra storia, alla nostra ferita? Sì, può essere un piccolo rammendo che però appunto arriva molto in ritardo, certo, per cui persone assolutamente non sono più le tardivo, di 40 certo, anni fa. Certo, non c'è dubbio. E quindi c'è poco da rieducare, c'è poco da risocializzare. C'è poco da rammendare persino. Allora, gli anni di piombo.